Ciao a tutti, benvenuti sul canale, benvenuti in un nuovo video. Video dei prodotti beauty terminati del mese di agosto. Ho tantissimi prodotti terminati. Su alcuni andrò molto velocemente perché si tratta di prodotti che di normale consumo, ad altri vi rimanderò ad alcune recensioni perché ho fatto appunto magari dei video o dei post su Instagram, su altri invece magari mi soffermerò un pochino di più. Come sempre vi ricordo e vi invito ad iscrivervi al canale, di attivare la campanella. Nell'info box troverete il link per seguirmi anche su Facebook, su Instagram, perdonatemi. Iniziamo subito. Ho terminato questa tinta della palette, questa era nella colorazione castano scuro, era una tinta di quelle che andava miscelate con l'ossigeno 1.1, quindi una parte di ossigeno e una parte di colore. Devo dire che mi sono trovata assolutissimamente bene, quindi è un prodotto che posso sicuramente andare a ricomprare. Poi, veline, queste ne ho tenute una scatola per tipo. Allora, veline del Penny, mi piacciono. Poi, pesco random perché non riesco a smistare il tutto. Pasta del Capitano, il colluttorio, questo è quello per denti sensibili, colluttorio quotidiano. Questo è quello, diciamo, tra virgolette, sbiancante, è il colluttorio della linea di pasta del Capitano che mi piace più di tutti. Un dentifricio del brand Colgate, questa era più che altro una pasta dentifricia, era di colore bianco, un buon dentifricio, anche se io preferisco i dentifrici formulati in gel. Ecco. Iniziano a cadere, scusate ragazzi, ero andato un attimo in apnea. Salviettine, queste non ricordo dove le ho comprate, forse anche queste al Penny, boh. Con aloe vera e vitamina, e queste mi sono piaciute nonostante abbiano questa chiusura che non mi piace. Sono delle salviette che restano ben imbevute dalla prima all'ultima, unica pecca forse sono un pochino piccoline, ma mi piacciono tanto, mi piacciono di più di queste sicuramente di Estée Lauder. Queste sono leggermente meno imbevute, sono più grandi, hanno un ottimo rapporto quantità-prezzo, però devo dire che a livello di salvietta, a livello diciamo di performance della salvietta, è molto più valida quella. Poi ho terminato di Natura Siberica questo balsamo. Questo è un balsamo a base di olivello spinoso. Allora, l'odore, la profumazione non mi piaceva, era un bel boccettone da quanto? Ce lo dici? Non ce lo vuoi dire, però ve lo dico io che era da 500 ml. Credo, spero, boh, non lo so, quando lo scoprirò ve lo farò sapere. Comunque sia, non mi è piaciuto, uno, il profumo, due, non mi è piaciuta l'apertura a flip, perché si trattava di un balsamo molto molto denso e soprattutto la sua confezione è molto molto dura, quindi alla fine per farlo uscire, vedete voi che l'ho dovuto piegare, l'ho dovuto aprire, un po' troppo macchinoso nell'utilizzo, un prodotto privo di siliconi, parabeni, un prodotto appunto vegano a 400 ml, c'era scritto qua 400 ml, però è un prodotto estremamente valido. L'olivello spinoso va praticamente a favorire la formazione quindi di cheratina, i capelli quindi appaiono più lucenti, potere districante non super, però un buon prodotto. Ho terminato questa crema di Sien,
a base di aloe vera, 300 ml di crema, buona, buonissima. Qualcuno mi ha detto che era in gamma permanente, io in realtà non l'ho vista assolutissimamente quando sono tornata alla Lidl. Un buonissimo prodotto, soprattutto come dopo sole, io ve lo straconsiglio. Questo però mi potrebbe servire. Poi ho terminato questo scrub per il corpo di Organic Shop. Questo praticamente era allo zucchero di canna. C'è scritto zucchero di canna e sale. Buono, buonissimo. Una profumazione dolciastra, ma non un dolce invadente. Questi l'avevo preso su Pink Panda, 250 ml di prodotto, costano pochissimo. Mi è piaciuto tanto. Ne ho un altro sempre di Organic Shop da utilizzare. Alcuni sono a base di zucchero, alcuni sono a base di sale. Questo ad esempio era a base praticamente di era praticamente zucchero di canna e sale. Questo aveva tutte, la profumazione comunque era quella un po' caramellata dello zucchero di canna, ecco, per intenderci. Buono, buonissimo, vi lascia la pelle ben idratata, non è uno scrub oleoso, quindi non avete poi la sensazione di aver già messo la crema idratante, però vi lascia una pelle liscissima che sembra che voi abbiate già applicato la crema idratante e che questa sia stata già assorbita e avete una pelle che è praticamente velluto. Quindi è un prodotto che vi consiglio. Il mio solito detergente intimo Neutromed a pH 3.5, ottimo. Un altro detergente intimo a pH 3.5, sempre della Dermamed. Poi una confezione di veline, queste della marca Perla. Queste mi sono piaciute. Poi una spugna della Sofidea che ho comprato da Iper Soap. Questa è la Elegant Classic, una spugna classica, una spugna molto molto delicata, non la sentite neanche sulla pelle, devo dire buona. Io ultimamente compravo quelle fatte di rete a fiore che si aprono, però le trovo un pochino aggressive per la mia pelle, poi mi si sfasciano nel giro di mezzo secondo, quindi quelle non le compro sicuramente più. Poi dischetti struccanti di Avilea, questi si trovano da Tegotà, 80 pezzi, buoni, nulla da dire. Ho terminato questo sapone mani di laboratorio olfattivo, bianco talco. Un buon sapone mani, una buona profumazione, un po' troppo cara per il prezzo, per un sapone mani, costa un po' troppo, insomma, per essere un sapone mani. Poi ho terminato di fito detox, lo spray rinfrescante per capelli. Questo ha l'estratto di eucalipto e di bardana, allo scopo di andare a eliminare eventuali cattivi odori che si vanno a depositare sul capello e di prevenire che altri se ne vadano, che altri odori vadano sul capello stesso. Un buonissimo prodotto, è un prodotto che ha una consistenza leggermente oleosa, ma voi non la percepite neanche perché viene poi spruzzato, si nebulizza benissimo e fa un eccellente lavoro. Terminato, questo non io ma mio marito, di Pino Silvestre il doccia schiuma, questo a lui piace tanto. Poi un altro detergente intimo, vediamo se ho ancora, no direi di no, ve l'ho detto che
ce n'erano un mucchio. Un altro detergente intimo, sempre Venus, buonissimo, perdonate, Neutromed a pH 3.5. Poi questo prodotto qua di Douglas, queste sono delle ampolle con acido ialuronico e succo di pera ed acqua di un ghiacciaio svizzero. Allora, lo scopo fondamentale di queste ampolle è quello di andare a idratare. Allora, normalmente le ampolle vengono quasi tutte, il concept delle ampolle è quello comunque sia di un trattamento d'urto, quindi danno una bella botta di idratazione, di nutrimento, a seconda del tipo di ampolla che andate ad utilizzare. Questa no, assolutissimamente no. Diciamo che qui consigliava di applicarla, di tenerla in posa 2 minuti e poi andare ad applicare la normale crema. In realtà non dava, secondo me, l'apporto necessario di idratazione alla pelle. Bisognava applicare comunque sia anche un altro siero qualora si necessitasse di una bella idratazione. Forse per le pelli, mi giro un po' di qua, per le pelli un pochino grasse, per le pelli miste grasse, forse vanno meglio. Ho terminato questo tonico comprato al Lidl della Sien con estratto di miele di manuka e provitamina B5. Un tonico molto delicato, profumazione molto leggera. Se devo dirvi, non è sicuramente il tonico della mia vita, ma potrei anche ricomprarlo. Non è che mi abbia colpito da dire così, quando esce da Lidl mi catapulto e lo compro, però dovessi essere da Lidl e dovessi vederlo, lo ricomprerei sicuramente. Poi una protezione solare Heliocare SPF 50+, Invisible Spray UVA, UVB, UVA lunghi, è una protezione ad ampio spettro, è uno spray invisibile. È un buonissimo, 50+ è la protezione, è l'SPF, un buonissimo solare. Un ottimo erogatore che si va poi a bloccare, si può girare, quindi richiudere, non correte il rischio che l'erogatore appunto vada per gli affari suoi. Con questo sicuramente non vi scottate. Resiste realmente all'acqua, un buonissimo prodotto che io vi consiglio assolutissimamente. No, di qua uno che invece boccio, e qui sono stata vittima di YouTube. Ho sentito parlare sempre dei solari Sien come dei solari fantastici, super wow. Ho provato questo. Allora, questo è un 30, una protezione alta, dice spray solare con texture trasparente, effetto rinfrescante, si assorbe rapidamente, resistente all'acqua. Non è resistente all'acqua, protegge dai raggi UVA e UVB e UVA lunghi. Non è rinfrescante, non resiste all'acqua, soprattutto non si assorbe rapidamente, perché io lo vedevo sulla pelle di mio marito in controluce anche 2 ore dopo, e dopo i 300 bagni che magari si era fatto, benché io andassi sempre poi a rispruzzarlo dopo le innumerevoli docce magari che aveva fatto. Un prodotto assolutissimamente no, anche perché con questo mio marito si è beccato un'insolazione, e mio marito considerate che sta sotto l'ombrellone, non dico altro.
terminato di Natura Sibeica, questo spray, sempre questo è uno spray a base di olivello spinoso, questo ha molti più estratti rispetto al balsamo della stessa linea, ricco di vitamine, di amminoacidi, di proteine della seta, protegge anche dall'esposizione al calore. Io lo utilizzavo tutte le volte che facevo la doccia al mare, un buonissimo prodotto, ne ho un altro, questo ve lo consiglio assolutissimamente. Un sapone Vidal al talco, un sapone mani, buono, buonissimo, mi è piaciuto anche questo. Poi una confezione di Tampax che mi piacciono, ma non quanto gli OB. Questo bagno doccia gel rigenerante al pompelmo di Tropea e tè verde. Si sentiva moltissimo la fragranza del pompelmo, qualche accenno di tè. Un buonissimo prodotto. È un prodotto, credo, certificato ICEA, esatto. Di Giardino Cosmetico, ve lo consiglio se lo trovate ancora in circolazione. Un altro dentifricio, sempre uguale a quello di prima, che ve lo dico a fare. Una confezione di acetone, solvente leva smalto, questo era proprio a base di acetone. A me va benissimo, non mi crea nessun tipo di problema. Poi abbiamo un sacco di roba. Il Vichy Mineral 89, di cui vi ho fatto appunto il video che andiamo a cestinare. Poi ho terminato 1, 2. Ora tiro su tutto quello che pesco, quello che pesco, pesco. Ve li tiro fuori tutti insieme, così non se ne parla più. Direi che li ho tolti esattamente tutti. Ok, l'acido ferulico di Endocare, il C-Ferulic, buono, buonissimo, vi ho fatto un video che ve lo faccio passare sopra tra le schede. Poi Aqualia di Vichy, di questo vi ho fatto una recensione, le creme che si possono utilizzare durante appunto la stagione calda, così come anche di questa vi ho fatto la recensione di Garnier. Anche di questa vi ho fatto la recensione Canebo, è tutta nello stesso video che vi linko lì sopra. Anche di questa acqua bella, l'emulsione idratante, guardate quanti ne ho. Poi, sempre della linea Acquabella, ho provato la lozione Sans, che è buonissima questa qua, e il gel purificante. Allora, questi prodotti qua di questa linea sono particolarmente ganzi, perché hanno la particolarità di andare a idratare le zone secche, di andare a purificare le zone della pelle grassa. Quindi una volta ogni tanto possono essere utilizzati per chi ha la pelle secca come me, per chi ha un'altra tipologia di pelle, ovviamente possono essere utilizzati più spesso. Poi, più spesso. Di Revolution, questo che non vedrete mai, così, questo gel, questa pasta, questa crema Nettoyant, cosa c'è scritto? Pasta Purifying Cleansing Past Nettoyant Purificant. No, bocciata, bocciatissima, ve l'avevo bocciata già a suo tempo. Avevo fatto un video dei prodotti che erano stati una vera delusione. Di Natura Siberica, questo prodotto qua, di cui ho fatto un post su Instagram, è un prodotto fantastico. È un prodotto, un siero a base di acido ialuronico, ma anche praticamente di malva, tutta una serie di estratti che vanno praticamente non solo a idratare la pelle, ma anche a lenirla, a levigarla, a favorirne la produzione di collagene. Un prodottino che non mi piace né per texture, né per odore, né per fragranza, né per niente, né, però è un prodotto davvero, davvero efficace.
Questo è il VIV, che dire, questo è super super top. Questo secondo me sarà il prodotto rivelazione del 2021. Con questo ti pettini in un attimo, non c'è niente da dire perché questo lo conoscete e lo straconoscete tutti quanti. Poi ho terminato questi booster di Simon & Tom che potete trovare su Amazon. Questi sono dei booster, in alcuni ce n'è ancora un pochino, ma questo è completamente vuoto, ma non si riescono più a prendere. Comunque sia, sono praticamente uno è un booster antietà, uno è un booster illuminante e uno è un booster purificante. Non mi sono piaciuti, non sono sicuramente all'altezza dei booster di Claren, perché questi sono andati a copiare pari pari i booster di Claren, e proprio siamo agli antipodi. Poi di Lierac la Mesolift, questa qua io ne ho provato un solo campione e non so darvi un'opinione. Se qualcuno l'ha provata però mi dice come si è trovato, grazie. Poi abbiamo ancora questo, qua abbiamo tutta una serie di campioni. Direi che li ho tirati su tutti. Di Lipi Care, questa crema idratante, il latte idratante, questo è buonissimo, mi piace tanto tanto tanto, una crema bella leggera, idrata molto molto bene, molto in profondità. Di Erbolario Fiore dell'Onda, la crema mi è piaciuta, una buona crema. Accordo Arancio invece non mi è piaciuta. Qui abbiamo ancora un campione sempre di quelle famose creme di Garnier di cui vi ho parlato. Video ve lo faccio passare sopra. Lo Cellulaire di Estederm in cui vi ho parlato sempre in quel video, così come vi ho parlato anche di questa di Estée Lauder, di questa di Panevo ho parlato sempre in quel video. Ancora una alla rosa. Acqualia. Ancora un latte, poi l'acido ialuronico di Vichy. Questo qua avevo solo due campioni, cioè, mi è piaciuto, però dovevo provarlo un po' più a lungo per dire sì, lo compro o no, non lo compro. Appena trovo un'offerta interessante, lo compro. Un altro latte di questi, una protezione solare di La Roche-Posay Antelios 50 più, che secondo me è una delle migliori, uno dei migliori deodoranti in assoluto, Assenzio di Erbolario. Vedete, qua ne avevo un'altra, sempre di quelle lì. Un dentifricio Meridol, non mi piace come gusto, ma fa molto bene alle mie gengive. Poi un'altra protezione Antelios 50 più. Questo di Caudalie, il tè de vigne, buonissimo, questo profumo buonissimo. Di Planters ho terminato il profumo tè e gelsomino. Si sentiva fortemente il tè. Poi questi sono tutti i campioni che avete già visto. Di Claren, questo solare qua, UVA Plus, questo penso che sia Day Screen Multi Protection SPF 50, a me non è piaciuto. Poi ancora che cosa ho? Di SkinCeuticals, il suo solare, il solare classico di SkinCeuticals 50 più, che mi piace tanto, di cui ne ho un sacco di campioni. Vi segnalo questa crema di Estederm, la Nutri System, perché è una crema particolarmente ricca di pappa reale che va benissimo per i cambi di stagione, quindi ve la consiglio assolutissimamente.
del dottor Clean. Questa maschera per gli occhi, io l'ho provata una volta, ma è buonissima. La lascio qua perché me la voglio ricordare. Anche questo prodotto qua di Erbolario, il detergente viso alla canapa, è molto delicato, è un buon prodotto. Non mi è piaciuta la crema di Erbolario Daily Calm 24 ore. Poi vi segnalo. Allora, questo prodotto qua che è il, magari se lo vediamo dalla scatola si vede meglio, Yalu B5 è una crema a base di acido ialuronico. A me non è piaciuto l'acido ialuronico di La Roche-Posay, il Yalu B5, questa è una crema acqua gel, non mi è piaciuta assolutamente, degna compare. Del suo gel. Quella che mi è piaciuta tantissimo è la Tolerian Sensitive Cream. Questo per chi ha la pelle che magari ha preso una scottatura, la pelle particolarmente sensibilizzata, o che dalla mascherina o da altri fattori, è un prodotto davvero interessante. Un'altra protezione di SkinCeuticals. Lo shampoo profumato doccia di Elan al corpo e capelli, yuzu, ginseng e lime, proteine e mandorle dolci, non mi è piaciuto. Infine una maschera di SkinCeuticals, la Phyto Corrective Mask, di cui vi ho fatto un video e due balls grosse, grosse così. Detto questo, sono andata il più veloce possibile, i prodotti erano davvero tanti, tanti, tanti. Ditemi voi che cosa ne pensate di questi prodotti terminati. Ovviamente in questo caso non riuscirò a farvi l'elenco di tutta questa infinità di roba che ho mostrato, perché è davvero tanta tanta. E nulla, detto questo, ci vediamo alla prossima. Un bacio enorme a tutti. Se avete dei prodotti da consigliarmeli, scrivete sotto. Baciotti!